Questo giardino rappresenta quello che sta avvenendo a Roma all'interno dei nostri parchi, una giungla totale, il giardino Samuel Hahnemann su Viale Marconi. Come potete vedere, tutto lasciato in uno stato di totale abbandono, panchine rotte, immondizia, vegetazione infestante ovunque, illuminazione che non funziona. Davvero, guardate questo cassonetto, che posizione e come è stato ridotto, piuttosto che di giù delle bottiglie posizionate lì dove dovrebbero esserci dei cassonetti veri e propri, questo posizionato così vicino alla panchina in una maniera davvero vergognosa, perché questi sono piccoli polmoni all'interno dei quartieri che possono dare sfogo a bambini, famiglie, invece non c'è nessuno, chiaramente, anche perché la gente ha paura, magari ci sono anche delle siringhe all'interno del prato verde, perché non si vede nulla, tutto lasciato in uno stato di totale degrado. Questa è la città di Roma per quanto riguarda la cura del verde. Questo è quello che la Raggi ha fatto in questi anni, distruzione totale. Si chiedeva in qualche modo una rivoluzione, lo chiedevano i cittadini che l'hanno sostenuta. Lei continua sui social a dire che va tutto bene. Ditemi se questo parco, Parco Hahnemann, appunto su Viale Marconi, ma ce ne saranno tanti altri, anzi segnalateceli, perché noi saremo presenti al vostro fianco per rigenerare, rivalutare questa città, soprattutto partendo da questi luoghi all'interno dei quartieri, che sono un momento importante anche di condivisione, di sfogo dei bambini, delle persone anziane che possono sedersi su delle panchine all'interno di un parco sotto l'ombra. Come vedete, non c'è nessuno.